Benvenuti alla rubrica di Amazon Prime Video che non si prende sul serio. Io sono Edoardo Zaggia. E io sono Alberto Sacco. E oggi parleremo di Sex and Cat. Cominciamo, scheda! La prima volta non si scorda mai. Purtroppo, Sex and Cat, la serie di Amazon Prime Video condotta da Guglielmo Scilla, parla proprio di quello di cui nessuno vuole parlare: il sesso. Come? Non posso dire sesso. Non posso nemmeno dire pompino con doppia una testa in giù con sberlette lì. Ah, il campanello. Sarà forse Mischeta o Stefani Glitter o Francesco Cicconetti. No, Edo era il Corriere. Ah, di Amazon. Ah, pensa. Che strano. Non per dire di Bartini. No. Vi abbiamo chiesto su Instagram di raccontarci le vostre prime volte. Leggiamole assieme. Durante la mia prima volta mi sussurra: ti amo. E io: ok, dove? Avevo capito. Andiamo. Questo capita spesso. È successo anche a noi. Sì. Io 15, lui 17. La prima volta mi toglie le mutandine e vedendomi molto agitata mi afferra dolcemente il viso e mi sussurra: ti fidi di me? Io rispondo con un cenno e a quel punto entra come un trapano provocandomi un dolore tremendo. Qui qualcuno aveva visto troppi porno, ma non aveva visto Sex and Cat. Io seduta sul tavolo, lo infila tra le chiappe e il legno. Lui impegnatissimo. Io: ma c'è da stare attenti alle schegge qui, eh? Sarà stato un tavolo lucidato o l'avrà lucidato lui? No, capirai se è dentro o fuori. Quando il cazzo dura non si capisce più niente. Alberto! 14 anni, arrapati, no condom, usate sempre il condom. Abbiamo provato ad usare una busta per il freezer. Fallito, rimandato. Bravi, si fa così. Complimenti per la fantasia, raga. Talmente poco presente che durante ripassavo per il compito di tecnica del giorno. Sei lì e dici: com'è che si chiamavano la quelle La prospettiva robe? Cavaliera. Non era la prospettiva. L'isonometria cavaliera. Mi consente. No! La prima volta è stata perfetta. Jazz. Una vetrata sui canali di Venezia. Parole d'amore. Ma mollata il giorno dopo, no? Se l'avete fatto col jazz non è che potesse andare a finire tanto bene. Ma no? Cos'ha il jazz? Mamma mia, se è una rottura del bar. A qualcuno piace caldo? Nei bagni della scuola fino non ho altro da aggiungere. Concordo con te, gioia. Mamma mia, ma c'era la carta igienica almeno? Sai che non c'è mai la... Alberto, non farmi pensare a degli adolescenti in un bagno della scuola. Campo scuola, rifugio in montagna con una stanza in cui dormivano tutti, compreso prete e padre di lui. Perché sento puzza di piedi da qua? Fatto 3 volte di fila, 25 anni d'attesa, tutti recuperati in una notte. Che stappo. Hotel romantico con lui. 2 colpi e ho capito che mi piacevano le donne. Giusto così. Hanno bussato alla porta e tu hai detto: non aprirò più in futuro. Prima volta in vasca, non è riuscita ad entrare e poi mi ha fatto cucinare. Ora sono lesbica. Ma insomma, non credo sia correlato solo a questi fattori. Certo che... Cosa non devono passare le mie care e miei cari amici della comunità LGBTQI+. Tante. Troppe. Molto dolore. Un po' splatter. Guest star: un gatto che ogni tanto ci veniva a trovare. Dello splatter e del dolore ne ha parlato la dottoressa nella prima puntata di Sex and Cat. Andatevela ad ascoltare perché secondo me è molto interessante. Sì, io ho scoperto un sacco di roba che non sapevo. Da Guglielmo Scilla? No, dalla dottoressa. Senza offesa, Guglielmo. Sei buono? Un ottimo host. Però le informazioni ce le ha date la dottoressa. Insomma, ognuno ha il suo ruolo, eh. In macchina nel parcheggio del consorzio agrario con le galline che facevano il tipo dalle gabbie. Wow, gallina in fila. C'è gallina in fuga su Amazon Prime Video? Controlla, controlla. Se non c'è, non possiamo nominarla. La gallina in fuga presente nel catalogo di Amazon Prime Video. Guarda che noi veramente. Posso dire che non me la ricordo? Ricordo solo un dolore cane. Dalle risposte vedo che è capitato spesso. Bisognerebbe ricordarsi che ci si può fermare in qualsiasi momento. Come si dice in Sex and Cat, il consenso non è che lo dai all'inizio e poi sei sull'autobus, devi fare tutta la corsa. In qualsiasi momento puoi dire: io scenderei qui, vado a trovarlo nel suo paese, ubriachi, dopo 10 minuti decidiamo di andare al mare. Perdo tutte le verginità. Effettivamente gli orifizi sono molteplici. Il concetto di verginità veramente è uno, è trino, chi lo sa. Poi sai anche qual è il problema? Che dici: perdo la verginità, come se fosse una roba che effettivamente perdi. Come quando perdi il portafoglio. Dovrebbe essere: saluto la verginità. Ma non dovrebbe proprio esserci la verginità. No. Oh, questo è interessante. Ho 22 anni e non ho ancora avuto una prima volta. Mi sento un po' indietro. Totalmente no, gioia. Anche sta cosa che devi farlo entro una certa età. No, raga. Ma anzi, tenetevela in mamma tasca. Mia. Ma anche a 40, anche a 50, ma anche tutta una vita senza sesso. Guarda le suore come se la passano. Bene. È impegnativo perdere la verginità, è come quando prendi un cane, poi devi occupartene tutti i giorni. Anche sta roba della verginità, cioè cos'è la verginità? Chi se l'ha inventata? Ah, sappiamo chi se l'ha inventata! Basta sta roba della verginità. Facciamo che non esiste non più esiste come parola. Non esiste la verginità, se la leggo dico: cosa? Non comprendo il tuo idioma. No! Stanza bianchissima e io che fingo di godere al suo: sei una maialona. Mamma mia, ma dove siamo, alla fattoria? Negli anni 80. Fammi prendere la mieti trebbia che ti passo sopra. Ancora non ho avuto queste esperienze, ma adesso sono curiosa di sapere la vostra. Tu ti ricordi la nostra prima volta? Non
te la ricordi? Sì che me la ricordo. Sì che me la ricordo. È stata Simpi? Mamma mia, ti ha fatto schifo. No. Tu te la ricordi? Raccontaci io tu. Io sì, non mi ricordo tutto. Allora anche tu non te la ricordi. Ah, non te la ricordi. Non volevo farlo perché avevo talmente tanti peli che manco sarebbe riuscito a trovare il buco. Amo l'onestà delle persone che mi seguono su Instagram. Potevate farci l'uncinetto? Sì o no? Fai una pettinatura prima, un giro di gel, due leccate laterali. No, vabbè. Fosso con nutrie. Poi è passato un cacciatore che aveva perso il cane. Si è fermato a chiedere info. Spero di contorno le nutrie non che abbiano preso parte. YouTube in sottofondo fa partire canzoni partigiane. Ho perso la verginità a suon di Bella Ciao. Poesia. E il lenzuolo com'era? Rosso. Prima volta orrenda. Lui l'ha programmata come se fosse un appuntamento dal commercialista. Nel senso che alla fine ti ha fatto pagare 1000 euro. Esatto. Per aver inviato due documenti all'INPS. Prima pompa, che è proprio una pompa della benzina, su un soppalco. C'erano i genitori sotto, venuto in faccia, unico bagno vicino dove stavano loro. E cosa si fa in questi casi? Si spara in un infarto. Dici, ah, ho schiacciato un brufolo. Poi ho fatto così. La prima volta è stata con un dildo fai da te in cera di galbanino e pellicola trasparente. Ma quanti galbanini hai usato? Oppure dici che togli la cera del galbanino. Esatto. Lo tieni intatto e a quel punto lo devi usare con molta delicatezza, no? La pellicola trasparente, gioia. 10 euro. Quanto costa una scatola di preservativi? Spendili, sono per il tuo bene. Ho macchiato il divano dei tuoi genitori con la prova della mia verginità. Per cui ho finito l'amplesso e abbiamo passato mezz'ora col chip per risolvere la situazione. Inutile dire che non ci siamo riusciti. Fai una pasta in rosso e la rovesci sul divano. Eravamo sull'erba bagnata, al di fuori di un villaggio turistico chiuso. Oltre ad essere andata male a causa mia, lei ha peggiorato raccontandomi che vedeva fantasmi di giorno oltre il cancello. Correre via in quei casi, eh? Beh, dipende dai fantasmi, eh. Ma il fantasma col cazzo. Come sbocca il fantasma? Un po' di nebbia. E se la nebbia fosse la sbocca? E voi com'è stata la vostra prima volta? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie e ciao!